Signor Briano, lei ha chiesto alla Commissione europea quali misure intende adottare per tutelare i produttori, i consumatori liguri dopo questo mancato rinnovo dell'accordo con Lactalis e Parmalat che sta creando problemi soprattutto nella zona di Genova. Ecco, qual è il suo intervento, che azione, che cosa spera di ottenere, onorevole? Ma spero di ottenere una risposta di attenzione verso le nostre produzioni, perché è vero che questa volta abbiamo a che fare con un problema che riguarda soprattutto le valli genovesi, ma il problema dei piccoli, penso agli agricoltori, agli allevatori, agli artigiani, eccetera, è un problema più generale che l'Europa deve affrontare, perché se continua, diciamo, questo prevalere delle grandi multinazionali in questo mondo globalizzato, noi comunque dobbiamo mettere in atto delle misure di protezione dei nostri piccoli, perché una scelta come quella appunto di Parmalat, di Lactalis, di tenere fuori dalla loro produzione i nostri allevamenti, i nostri agricoltori, crea tutta una serie di danni sociali immensi e anche una serie di contraddizioni, perché sì, è vero, probabilmente il costo del latte che viene dall'est è minore, però del trasporto, alla qualità del prodotto che insomma loro acquistano. E quindi io propongo, insomma, di porsi questo problema, e quindi chiedo alla Commissione di occuparsene e di trovare anche delle forme di supporto. Chiaro che non è solo l'Europa, deve lavorarci anche il governo italiano, le regioni, mi sembra che si stiano mobilitando in tanti, e sono contenta che non siano solo gli allevatori ma anche i consumatori a farlo, perché i consumatori lo siamo tutti, e quindi vuol dire che c'è un'opinione pubblica che vuole maggiore trasparenza, diciamo prodotti a chilometro zero, tutelare le nostre produzioni che sono un presidio per il nostro terra così fragile.